scoperto che era dovuto a un problema di una coronaria che si è chiusa, e dopo che l'hanno salvato col defibrillatore, le compressioni toraciche, la ventilazione, l'hanno portato nell'ospedale di Londra e gli hanno fatto l'angioplastica e, come sapete tutti, si è salvato la vita. Il calcio inglese, ancora sotto shock, attende con ansia notizie sullo stato di salute di Fabrice Muamba, colpito da un attacco di cuore ieri sera durante la partita Tottenham-Bolton. Il 23enne centrocampista del Bolton, originario del Congo e naturalizzato inglese, una delle promesse del football britannico, è in condizioni critiche e ricoverato in terapia intensiva. Lo sguardo sconvolto dei giocatori, le loro lacrime da quelle del pubblico nei 6 minuti di terrore nei quali Muamba è rimasto a terra sono ancora impressi nella mente di tutti. Decisivo l'intervento tempestivo dei paramedici di entrambe le squadre per tentare di rianimarlo. Al Chest Hospital di Londra, dove Muamba sta lottando per la vita, l'andiridini di giocatori, tifosi ed allenatori che vogliono rendergli omaggio è continuo. Un lungo applauso di incoraggiamento gli è stato tributato prima delle partite di oggi in tutti i campi del Regno Unito. Muamba, che ha iniziato nelle giovani dell'Arsenal, non ha mai avuto problemi fisici, forse non può dirci. Gli interrogativi sul perché il suo cuore ha deceduto sono tanti, ma ora non è il momento delle domande. Allora, questo è quello che è successo a Londra. È andata bene nel caso di Muamba. Ha avuto necessità di 35 shock elettrici col defibrillatore. Questo per farvi capire che a volte l'intervento sul campo è molto lungo, non è che in 2 minuti come nei film americani c'è l'effetto Lazzaro, alzati e cammina. Ecco, questo solo Gesù Cristo ci riesce. Noi invece abbiamo più problemi, e nella realtà di tutti i giorni ci dimostra che la rianimazione è una cosa seria, una cosa difficile, e merita una tecnica particolare. Noi oggi cercheremo con i nostri istruttori, abbiamo portato ben 6, di trasmettervi questa tecnica. Ovviamente in un solo giorno non si diventa padroni della tecnica, quindi poi con Raffaele eventualmente costruiremo un'altra mattinata di retraining, come la chiamano gli americani, proprio per rendervi padroni. Ricordatevi che i paramedics americani, cioè sarebbero una specie di infermieri professionali nostri, molto bravi, e i firemen ogni 6 mesi fanno il retraining su queste manovre, e hanno su tutte le autobotti, i camioncini del fireman, dei pompieri, il defibrillatore. Sono bravissimi, proprio ogni 6 mesi, però ovviamente fanno il retraining perché devono mantenere alta la preparazione, perché altrimenti si dimenticano queste tecniche. Però, ritornando a quello che è il problema di ciò che è stato cancellato dal decreto Balduzzi, andiamo avanti, è stato cancellato quindi l'obbligo dell'elettrocardiogramma per chi vuole fare attività fisica per scopi ludico-amatoriali. Quindi non c'è